7 elaborati in gara nella finale regionale del Festival del Brodetto al ristorante La Perla di San Buceto di San Giovanni Tatino, in giuria Franca Minnucci. Come ha trovato questi elaborati di illustri professionisti della ristorazione? Straordinari, soprattutto li ho trovati con un pesce freschissimo da tutte le parti, qualunque diciamo elaborato aveva dei pesci molto molto compositi, molto diciamo variegati nella scelta, ma soprattutto freschissimi, sapevano veramente di mare. In questa giornata di fiamma e di fuoco, diciamolo, insomma, è stato un vero refrigerio mangiare questi brodetti che ci hanno riportato indietro, ci hanno riportato al mondo della marina, dei marinai, che è sempre un mondo che sta nel nostro cuore, sia perché siamo abruzzesi e pescaresi e siamo diciamo della costa, e sia nel mio caso perché sono veramente una figlia diciamo di quella marina che io adoro e amo molto. Se lo chiedono ancora in tanti, cosa fa la differenza nella preparazione di un buon brodetto? Tante cose. Come io prima cercavo di spiegare, il brodetto è il risultato anche di una serie di elementi che sono immateriali, che sono fatti dalla fatica, da quello che poi loro escogitavano per poter diciamo mettere insieme questi pesci e farne poi un prodotto, farne una pietanza, perché c'è tutto un mondo dietro insomma, fatto di tante altre cose oltre che del pesce, anche diciamo di quel profumo di mare, di quelle stesse onde, di quei silenzi, di quelle atmosfere, insomma il brodetto così come tutti i cibi ci riportano e ci riconducono ad un variegato mondo del quale noi dobbiamo conoscere tutte le peculiarità, se vogliamo veramente gustarlo quel brodetto. In questo caso e nel nostro caso abbiamo fatto una bella differenza fra i brodetti che sono diciamo quel pasto antico ma anche quel pasto povero in cui i pescatori cercavano di riportare alla famiglia qualcosa per poter sostenere insomma e sostenersi, e quindi diciamo che erano allungati proprio con l'acqua di mare, con un po' di pomodoro, quindi era un brodo che è diversa dalla zuppa, che è diciamo più pomodoro, che è più stretta ed è qualcosa di più elegante da portare come un secondo e non come un primo, perché nel primo ci si bagnava il pane, che era l'elemento fondamentale per la sopravvivenza.